Vado a vedere il successivo argomento del comando panne, quindi ritorno ai schemi grafici. Abbiamo visto quindi come eh, raggiungere e poi superare l'estremità tagliare del disegno. Quando lo si raggiunge vediamo il successivo argomento. Ecco come accedere ai comandi. Allora, con il tasto centrale del mouse, il primo modo, quello più immediato, anche il più semplice e più, è, più è efficiente o efficace anche l'abbiamo già visto quindi dalla riga di comando eh, abbiamo già visto anche questo digitando appunto panne panne in tempo reale quindi senza trattino invece tra, panne col trattino ant, eh, anteposto panne che, eh, per eseguire uno spostamento quindi abbiamo già visto queste due possibilità Oh, dalla riga di comando abbiamo a disposizione anche gli alias, quindi possiamo inserire la P di Palermo, sia maiuscola che minuscola, no, non è sensibile alla maiuscola l'AutoCAD abbiamo detto sempre che non è sensibile alle maiuscole, non è case sensitive per pan in tempo reale, ok? Quindi andiamo a vedere questa possibilità. Quindi allora eh, ritorno in AutoCAD, quindi inserisco P. P minuscola, abbiamo detto maiuscola indifferente, inserisco P minuscola e invio. Ecco, quindi viene eh, selezionato il comando PAN. Panne: quello eh, che sì, pe, che, mh, no, quello che si attiva col tasto centrale, bensì quello che è possibile attivare con la, eh, il testo PAN. Quindi è, 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 è sufficiente inserire semplicemente P e quindi fare anche qui col tasto sinistro, il panne e poi uscire con esche come abbiamo già visto se, altra seconda possibilità eh, ritorno agli schemi grafici. Sembra un altro alias P con il trattino davanti, no? anziché panne col trattino davanti, il suo alias corrisponde al P, però col trattino, quindi trattino P, quindi ritorno all'AutoCad quindi vado a vedere, quindi allora, trattino P, questa volta inserisco maiuscola, così giusto per cambiare. Ok, anzi inserito maiuscola, ecco, allora maiuscola. Sì. E, e di fatti viene, selezionata proprio, viene selezionato il comando panne col trattino davanti, cioè panne come eh, spostamento, non in tempo reale. Quindi primo punto e secondo punto per, ecco, per azionare il panne. Oh, vado a vedere ancora eh, successivo argomento quindi ritorno agli, agli schemi no? quindi successivo argomento è l'utilizzo del comando panne inserito eh, attraverso la tastiera in modo trasparente cioè eh, leggo qui l'ultimo punto de, di questa slide cioè della riga di comando in modo trasparente cioè all'interno di un altro comando inserendo il carattere apice allora prima dei comandi panne o oh, Panne con il trattino o prima ancora dei loro alias se vogliamo, funziona bene anche con gli alias. Prima del comando della lettera P o trattino P. Cosa fa? Come abbiamo visto anche per altri comandi, no? la possibilità di l'utilizzo in modo trasparente, cioè viene sospeso il comando in corso per passare al comando panne oppure panne. Eh, panne diciamo in demoriale o panne come spostamento no? e poi terminato il panne. L'AutoCad riprende il comando sospeso dal punto esatto in cui era stato interrotto. Cioè viene messo in pausa è come, è come mettere in pausa il comando, il comando aperto per eh, passare al comando panne e poi riprendere da dove, si era, eh, dove, dove è stato interrotto. Quindi andiamo a vedere meglio in AutoCAD con un esempio pratico. Quindi vado allora, eh, ipotizzo ipotesi di costruire un cerchio, quindi vado a prendere il comando cerchio, eh, inserisco un centro del cerchio, poi prima di chiudere il cerchio eh, con il secondo punto va, voglio inserire un panne, invece, quindi vado a inserire eh, apice e lettera P, P come alias, no di panne. Quindi cosa fa? invio fa, seleziono invio, ecco, seleziono invio, infatti si interrompe. Il comando cerchio e vediamo che, la, come abbiamo visto, allora che nella barra di stato viene, viene stampato il messaggio: premere il pulsante di selezione e trascinare per eseguire una panoramica. Ecco, in questo caso vado a spostare tutto a boa a sinistra, ok. E poi quando ho posizionato eh, il, mio, il mio disegno, no? ho, 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 ho cambiato visualizzazione no? Le, il mio disegno, quando trovo la posizione giusta, io mi inserisco in view per chiudere il panne. E qui ritorna il comando cerchio interrotto. Infatti, beh, leggendo qui nella finestra della riga di stato, no, nella finestra della riga di comando, infatti ci dice eh, la ripresa del comando cerchio e specificare il raggio del cerchio punto proprio esatto in cui era stato interrotto il comando cerchio quindi vado a selezionare il secondo punto per definire un, cielo, un raggio e questo è la possibilità di utilizzare il comando in modo trasparente ora gli altri casi non li vediamo perché sono estese, eh, sono identici no? inserire apice panne per esteso o a, a apice con eh, panne eh, anziché in tempo reale panne in, eh, con lo spostamento cioè panne col trattino no? è uguale quindi funziona bene anche con, eh, in, tutti, in tutti gli altri modi argomento del comando panne quindi ritorno agli schemi allora successivo argomento è la possibilità di selezionare il comando panne attraverso il menu a tentina menu visualizza voce panne oh, la voce panne eh, apre quindi apre un altro menu un, un altro menu sì, un'altra tentina dove sono presenti eh, altri, sono presenti altre voci no? tempo reale spostamento e quindi tempo reale e spostamento si conoscono già e poi in ordine eh, sotto di esse troviamo ancora sinistra destra alto o basso ecco le voci sinistra destra alto e basso eseguono un in automatico uno spostamento rispettivamente a sinistra destra alto o basso, seconda della voce selezionata, pare a che cosa a un quinto dell'altezza della finestra correntemente visualizzata poi adesso, ora vediamo bene in pratica cosa significa questo quindi ritorno all'editor grafico allora quindi, allora abbiamo detto selezioniamo il menu a tentina visualizza e eh, Posizioniamo il mouse nella voce panne, viene eh, aperto, un nuovo, una tendina un'ulteriore tendina con delle voci relative al panne. Cosa tempo reale spostamento e i quattro spostamenti sinistra, destra, alto e basso. Ora iniziamo subito a selezionare il tempo reale e quindi viene aperto il comando panne con in tempo reale. Cioè, quindi con il tasto sinistro del mouse possiamo tenendolo abbassato muovere la visualizzazione e rilasciare quando vogliamo la, la, la posizione quando vogliamo bloccare la visualizzazione eh, del disegno e poi per uscire come sempre o esche o invio l'altra voce quindi visualizza eh, visualizza quindi panne e spostamento e qui ecco ci cere due punti no? possiamo inserire due punti per eseguire eh, uno spostamento quindi punto eh, primo punto punto base e specificare il secondo punto ecco, quindi facciamo uno spostamento in questa, in questa direzione secondo questa linea elastica che è visualizzata sulla finestra AutoCAD ora andiamo a vedere questi questi ulteriori quattro voci relative allo spostamento basso quindi ritorniamo a selezionare il menu tentina eh, visualizza panne quindi sinistra destra alto, basso no? sono quattro, eh, quattro spostamenti vediamo come funziona non innanzitutto prima di selezionare queste voci allora, faccio questa operazione allora innanzitutto faccio una zoom estensione di, questa, di questo disegno no? quindi zoom zo per selezionare il zoom e poi lettera E per inserire l'opzione lo estensioni poi con la rotellina nel mouse eh, il, riduco lo zoom. Poi vado ad inserire un rettangolo, quindi con lo strumento rettangolo seleziono il primo vertice in questo punto, il primo angolo, e il secondo angolo scrivo con le coordinate 200,100. Quindi 200 metri, qui stiamo lavorando in metri, 200 metri, 100 metri. Quindi abbiamo un rettangolo largo 200 metri e alto 100 metri o meglio 200 metri da video e 100 metri da video e poi invio ecco poi rieseguo uno zoom estensione quindi porterà alla massima visualizzazione questo rettangolo questo perché perché facendo così ottengo una finestra una visualizzazione di questa di questo disegno con un'altezza di questa finestra autocad che ho in questo momento con questo fattore di zoom pari all'altezza del rettangolo ossia di 100 unità video allora, allora facendo, selezionando la voce eh, visualizza, ritorno a selezionare visualizza pan, ipotesi, sinistra ho detto che viene, eh, segue uno spostamento di un quinto dell'altezza della finestra quindi siccome la finestra è alta 100 100 diviso 5 è uguale a 20 unità video vediamo se ciò è vero quindi seleziono sinistra e infatti si è, si è, si è, si è, um, è stato eseguito uno spostamento a sinistra di quando? Vediamolo qui sulla frigga, eh, sulla finestra eh, della riga di comando. Vediamo che l'AutoCAD ha eseguito in automatico uno spostamento di circa 20 meno 20, virgola, meno perché è a sinistra meno 20,1859. Ora non è proprio 20 perché l'altezza effettivamente non è proprio 100, è un pochettino di più, perché quando si esegue una zoom estensione si lascia, lascia un certo margine rispetto all'entità superiore e inferiore, no? lascia un pochettino di più, un buon margine, quindi abbiamo 20 e qualcosa, però linea di massima è un quinto, quindi ritorniamo a vedere le altre voci, gli altri spostamenti, quindi visualizza panne, riprovo ancora in basso, e vediamo che questa volta lo spostamento la segue sulla y in senso negativo perché è sposta in passo quindi 0 meno 20 qualcosa e 0 la z ritorno a fare un'altra un prova quindi visualizza panne ritorniamo in alto questa volta e vediamo che riceve uno spostamento con la y cioè in alto positiva quindi 0 20 0 cioè 0 la x 20 la y e 0 la z, quindi lo spostamento è stato fatto solo nel, nella direzione y in senso positivo, quindi in alto. allora vado a vedere il successivo modo per poter accedere al comando quindi prima abbiamo visto eh, dal menu a tendina visualizza anche si può accedere dal, eh, dalla barra multifunzione scheda vista gruppo navigazione e il pulsante pan, ecco come qui vediamo qui nella slide navigazione, quindi la scheda vista abbiamo i vari gruppi navigazione 2D vista eccetera eccetera gruppo navigazione 2D e eh, pulsante pan qui è presente solamente pan come tempo reale, non uno spostamento quindi ritorno in AutoCAD allora quindi dobbiamo selezionare dalla barra multifunzioni la scheda vista dobbiamo eh, quindi localizzare no, individuare il gruppo navigazione 2D dal gruppo navigazione 2d selezioniamo il pulsante pan e quindi entra accede diciamo, eh, il comando pan in tempo reale quindi possiamo spostare la visualizzazione col tasto sinistro del mouse e poi rilasciare il tasto e uscire con invio e infine andiamo a vedere l'ultimo modo per poter selezionare il comando panne quindi ritorno ancora ai schemi grafici quindi abbiamo visto la barra multifunzione eh, successivo successiva possibilità è dalla barra degli strumenti standard ecco qui è presente anche qui il pulsante panne panne anche qui in tempo reale eh, barra degli strumenti standard abbiamo già vista no? è una barra che ci sono gli strumenti più comuni allora, ritorno in AutoCAD, ecco la barra, multi, la barra standard le ho, io l'ho posizionata qui alla sinistra nella posizione alta della finestra e a sinistra comunque anche qui se non dovesse essere presente questa barra torno a ripetere, occorre eh, selezionare col tasto destro del mouse in un punto vuoto della, eh, di quest'area della, della finestra dell'AutoCAD quindi selezionare AutoCAD autocad, ecco, eh, barra, eh, bisogna attivare standard qui adesso ora io ho standard attiva qualora fosse disattivata occorre selezionare standard per visualizzare la barra degli strumenti standard qui ritorno a vedere quindi la barra degli strumenti standard e anche qui trovo il pulsante PAN PAN in tempo reale quindi seleziono il pulsante e poi muovo come prima la visualizzazione di questo disegno. Quindi sposto la visualizzazione e poi quando raggiungo la posizione desiderata rilascio il pulsante e poi tasto ESC per uscire dal comando PAN. Successivo argomento. Torno agli schemi grafici argomento ehm, cosa riguarda riguarda lo zoom non il panne però lo zoom che può essere attivato con la rotellina del mouse l'abbiamo visto tantissime volte però ora magari lo vediamo meglio nei suoi dettagli allora quindi tasto centrale perché l'ho messo qui perché quindi è, un, è uno strumento un po questo zoom con la rotellina collegato un po al panne perché il tasto centrale come abbiamo visto Può, può funzionare da tasto qualora lo abbassiamo eh, e quindi entra in funzione il panne se invece ruotiamo la rotellina entra in funzione lo zoom in tempo reale allora leggo qui nella slide si posiziona il cursore in una posizione secondo punto si ruota la rotellina in un senso per ottenere ingrandimenti nell'altro senso per ottenere riduzioni terzo punto lo zoom sia l'ingrandimento in che in riduzione si propaga con il centro della vista coincidente con la posizione corrente del cursore ecco ora andiamo a vedere bene in, con un esempio, ritorno all'editor grafico di AutoCAD quindi, ecco la, quindi abbiamo visto che si può ingrandire o ridurre a seconda se rodiamo in un senso o nell'altro la rotellina però l'ingrandimento, la propagazione di questo zoom avviene con una posizione rispetto al punto centrale coincidente con la posizione corrente del cursore cosa significa cioè se si io posiziono il cursore in questo punto qui un po' a sinistra e faccio l'ingrandimento con lo zoom la rotazione del mouse rotandola vedo che lo zoom eh, si propaga secondo questo punto cioè quel punto rimane fermo non si muove quindi si, lo zoom si ingrandisce tutto rispetto a quel punto quindi ritorno indietro. Ora sposto qui al centro di, questa, di questo disegno e faccio la stessa cosa e quindi vedo che ottengo un'altra visualizzazione perché lo zoom eh, ottengo lo zoom con posizione eh, centrale eh, coincidente appunto con eh, il cursore del mouse e così anche per la riduzione. Quindi riduzione sposto qui in alto a destra per farvi vedere e va il ruoto nell'altro senso. Ecco, si riduce tutto rispetto a quel punto corrente cioè il punto della posizione corrente dello strumento di puntamento che okay? quel punto rimane fermo e quindi viene ridotto tutto rispetto a quel punto e così anche l'ingrandimento ora sposto e ringrandisco ecco, in quest'altra quest posizione successivo argomento, ritorno agli schemi grafici. Allora, successivo argomento, ecco le variabili, come sempre eh, chiudo quindi il video con eh, le variabili. Qui abbiamo due variabili da vedere, pan e zoomFactor, sono due variabili registro. Cos'è una variabile registro? Torno a ripetere, eh, la variabile registro in sostanza va a modificare la configurazione del programma, quindi ifi, eh, modifica la configurazione dell'auto da proprio perché il valore viene salvato proprio nel registro dell'AutoCAD. Ora andiamo a vedere cosa fa Mbutton pan Mbutton pan è una variabile registro, accetta un numero intero che è 0 o 1, può essere 0 o 1, quindi è un interruttore, 0 spendo, 1 acceso. Quindi cosa fa questo eh, scritto in rosso controlla il funzionamento del tasto centrale del mouse o della rotellina se il valore viene impostato a 0 il tasto centrale aziona un menu di scelta rapida per la selezione degli snap ad oggetto se il valore viene impostato a 1 il tasto centrale aziona il panne come abbiamo già visto quindi andiamo a vedere bene in AutoCAD quindi vado a inserire questo, questa variabile nella riga di comando PAN. E vedo quindi che per M button, button tra le parentesi angolari è inserito il valore 1, no? è registrato con il valore 1, quindi voglio cambiarlo in 0 e inserisco il 0 e poi invio. E poi vado ad abbassare il tasto generale del mouse. Ora, anziché entrare in azione il pane, entra invece in azione un menu di scelta rapida per la eh, scelta, scelta dei step d'oggetto. Quindi però ovviamente è molto più utile eh, fare eh, azionare il pan che il menu di, ehm, di snap progetto. Anche perché questo menu, come abbiamo già visto, può essere azionato con tasto destro del mouse e tasto control. Cioè, allora, abbassiamo il tasto control e lo teniamo abbassato e poi azioniamo il tasto destro e in funzione questo stesso menu sì, di scelta rapida. Quindi, eh, quindi ritorno a, a impostare eh, il valore 1 per, questo, per questa variabile quindi m button pan e inserisco 1 ecco così ritorna ecco ad funzionare il panne ora ritorno a vedere eh, l'altra variabile torno a vedere la gli schemi grafici per l'altra variabile che è zoom factor anche questa è una variabile registro e quindi come tutte le variabili registro modifica il programma, la, mi, mi, modifica, modifica la configurazione dell'AutoCAD, cioè il suo valore viene salvato nel registro dell'AutoCAD. Ho questa variabile, accetta invece un numero intero che è compreso tra 3 e 100. Eh, quindi cosa fa questo? Controlla il, il variare del livello di ingrandimento quando la rotellina del mouse si sposta in avanti e in indietro cioè quando eseguiamo lo zoom con la rotellina del mouse ad ogni passo eh, corrisponde un certo zoom ecco questa grandezza di questo zoom viene eh, impostata la grandezza viene impostata da questo valore tra, tra 3 e 100 quindi un maggiore valore corrisponde a una maggiore variazione dello zoom per ogni passo della rotellina il valore iniziale il valore quello del setup cioè dopo l'installazione del programma è di uguale a 60 allora quindi andiamo a vedere eh, in AutoCAD allora, quindi abbiamo detto no? eh, lo zoom è rotellina del mouse quindi inizia, eh, lasciamo posizionato il cursore in un punto centrale e, quindi, e, e aumentiamo lo zoom o diminuiamo con la rotellina vediamo se si fa attenzione che la rotellina si muove per passi non è un, un movimento proprio fluido cioè ha degli scatti come se fossero no? so, ogni, ogni passo ecco ogni passo seguono un certo zoom quindi se vado adesso a vedere zoom abbiamo detto eh, fatto no? zoom eh, fatto Ecco, abbiamo, eh, infatti, vedo che tra le prende singolari è inserito il valore 60. Lo voglio. Eh, inserisco 2 per vedere che poi tra 3 e 100 2 non dovrebbe, dovrebbe essere, non dovrebbe essere accettato. Vediamo. Quindi 2, infatti, mi dice richiesto un valore compreso tra 3 e 100. Ok, inserisco 3, il valore minimo e vado a fare lo zoom ancora con questa rotellina. Ecco, vedo di fatti che adesso con 3. Eh, per ottenere lo stesso zoom devo fare un mo, movimento molto più grande rispetto a prima, proprio perché ho ridotto eh, la variazione dello zoom per ogni passo della rotellina, quindi impostandolo al minimo. Rimetto al massimo per vedere, vedere la differenza. Zoom factor imposto quindi abbiamo detto tra 3 e 100. Mi sembra, quindi imposto 100 e vado a vedere, ecco stavolta volta col ogni passo della rotellina ottengo un grande, un grande zoom o una grande riduzione a seconda della rotazione, del senso della rotazione. Quindi rimposto ora il valore, quello iniziale, quello di partenza, che credo che sia il valore più, eh, più giusto. Zoom factor, allora zoom factor, rimposto a 60, ecco, ritorno all'impostazione iniziale. Oh, e questo è tutto per quanto riguarda il comando panne. A risentirci ai prossimi video con la successiva pillola.